Sono Surabi e oggi la mia ispirazione nasce dal fatto di essere al mare e sarà un'ispirazione di tipo libero e vedremo che cosa ho preparato per voi. Vi starete domandando come mai non vi ho parlato della connessione energetica. La ragione per cui non ve ne ho parlato è che quando si lavora all'esterno la connessione energetica è già fatta, basta essere sensibili e attenti, perché ovviamente io tutto il disegno che vi mostrerò, la mia pagina, la mia ispirazione, li ho fatti in presenza del mare. Quindi il mare rappresenta l'acqua, c'era una bella brezza che rappresenta l'aria, c'era il sole che rappresenta il fuoco, c'era la sabbia che rappresenta la terra. Quindi ero profondamente connessa con gli elementi. Ho tenuto con me una conchiglia solo per ricordare ancora di più l'importanza del mare e l'importanza dell'ispirazione del femminile. Non avevo bisogno di niente altro. Ecco perché questa volta ho sorvolato sul farvi vedere che cosa avevo portato con me. Ho cominciato a costruire con i pigmenti e gli acquarelli un fondo. Su questo fondo ha incominciato a innestarsi un disegno di una donna gatto e vedremo poi come continuerà. Questo è il lavoro, una parte del lavoro che sto preparando. Come vedete, il disegno della donna gatto si sta palesando. Qui ci sono del collage fatti con i tovaglioli, ma in ognuno di questi c'è poi una ripresa con l'uniposca per evidenziare le parti più importanti e per dare rilievo. Quindi ricordatevi che se usate il bianco per il bianco l'uniposca vi aiuta, o anche il nero vi aiuta a mettere in luce i particolari. Per esempio adesso qui io sto facendo questo lavoro, quindi anche il collage con i tovaglioli è qualcosa che deve continuare e non restare semplicemente un collage. Ecco, questa prima ispirazione è quasi finita, si chiama Due Anime e poi vedrete perché. Ho ripreso tutti i tovaglioli con l'uniposca bianca e anche i fiori, ho aggiunto i gioielli, ho aggiunto delle piccole scritte. Si chiama Due Anime perché possiamo vedere l'anima che sta dietro a questa principessa gatto. Anche qui non è ancora finito, perché tutta questa parte andrà colorata con i pastelli a cera e qui è ancora da colorare. È spuntato un pulcino un po' particolare e fra poco vi farò vedere il lavoro completamente finito. Questa è la pagina finita con una base di sfondo fatta con la Distress Blu e altri ultimi abbellimenti. La pagina si trova in questo senso e qui vediamo che ho timbrato e ho messo dei nastri per la nostra amica gatta. Quindi due anime, la prima anima e la seconda anima. E come sempre ecco qui la nostra agenda journal con tutti i vari inserimenti. Questo è stato l'ultimo e eccoci pronti per inserire la nuova pagina. Vi ricordo come sempre che ci trovate anche sulla pagina Mixed Art
insieme a Martanzolla avete la possibilità di avere due tutorial diversi, con ispirazioni diverse. Questa è stata l'ispirazione di luglio, che per me era legata al mare. Ciao a tutti, love, Surabi, e alla prossima! Ben ritrovate all'appuntamento del martedì. Oggi con la pagina ispirazione dedicata alla ruota dell'anno. Come sapete, facciamo io e Surabi due volte al mese queste pagine di ispirazione. Io l'ho dedicata al mare, al sole, all'allegria, l'ho dedicata al colore blu, in particolare blu turchese, quindi questi toni che mi ricordano assolutamente il mare, l'estate, e oltretutto legati anche all'aspetto della comunicazione, quindi al chakra della gola e a quell'energia che si sprigiona quando noi parliamo e mettiamo dei suoni. Un colore importante, un colore che ha una vibrazione molto alta, quindi mi piaceva creare questa pagina dedicandola a quello che è proprio la bellezza e l'importanza, l'energia di questo colore. Ho preparato il mio spazio per creare la mia pagina usando le pietre con i toni dell'azzurro. Ho arrotolato un baby wipe creando una piccola rosa, avevo questo baby wipe un pochino ancora umido dal colore che avevo pulito e l'ho usato per creare questo fiorellino, questa rosa. Ho messo le mie pietre, il mio gufo che ha i toni dell'azzurro e questo puntaspilli che ha sempre i toni dell'azzurro. Sono rimasta con questi toni dell'azzurro, dell'arancio, che sono i colori estivi, sono i colori del sole, del mare, dell'allegria, e questa pagina di ispirazione la voglio dedicare proprio a questa immagine di sole, di mare e di allegria. E quindi partiamo con i colori. Questa è la pagina che ho iniziato a preparare e siccome avevo fatto vedere come si utilizzano vari materiali, il mio cellulare ha pensato bene di non registrare, quindi cosa è successo? Che è venuto fuori il tutto, ma non c'è assolutamente audio. Quindi devo rifare tutto quanto. Adesso vi faccio vedere come effettivamente si usano questi materiali. Sono partita con i toni degli azzurri, vi ho detto che volevo rimanere con gli azzurri e con gli aranci, i colori estivi. Allora, questo che è un acrilico dell'Americana, della DecoArt, questo che è un, eccolo qua, Sky Blue della Ieda, quindi è un ink, sono quegli inchiostri. Questo che è un altro acrilico ma di un'altra ditta, questa è della Finnaber, e alla fine ho voluto usare anche il pigmento. Quindi ho usato quattro prodotti, uno diverso dall'altro. La pagina del vostro journal e un rullo, piccolo, grande, come ce l'avete. Inizio con l'acrilico. Un po' di acrilico, così, semplicemente qualche goccia. E poi qualche goccia di inchiostro e con il rullo faccio questo lavoro qua. Un'altra goccia di inchiostro. Quanto vi piace, ovviamente dovete essere voi a moderare
e a modulare ciò che state facendo. Vi dovete divertire. Tenete un foglio bianco vicino a voi per pulire eventualmente il rullo o i pennelli. Adesso con il pennello metto un po' di vernice, cioè di colore acrilico, quello della Finaber, che è un colore diverso, molto cremoso, molto bello. E anche qua lo spalmo con il rullo. Vedete che belli effetti che si creano. Cercate di lasciare libera la vostra creatività, veramente divertitevi. Uso in questo caso il pigmento di Ken Oliver, che è uno dei primi pigmenti che uscivano, sempre con questi toni di azzurro, di turchese, con l'acqua. Guardate che meraviglia! E anche qua il rullo, perché mi dà questi effetti stranissimi e molto particolari, molto belli. Ecco, questo è il procedimento che ho usato per fare la pagina di ispirazione. Ok, quindi adesso procediamo. Aggiungo un po' di gesso, quindi un po' di bianco. Io l'ho messo su questo foglio, che sono quei fogli particolari che permettono appunto di mettere il colore e non dovete sporcare nient'altro. Poi questo lo lavate e diventa pulito come prima. Aggiungo qualche goccia ancora di inchiostro di colore giallo ambrato e vado ancora con il gesso. Aggiungendo, come vedete, gesso e il colore ambrato, logicamente comincia a prendere una tonalità diversa. E questa è la fase finale della mia pagina di ispirazione. Ho aggiunto un filo colorato arancio, è un filo intrecciato, ha dentro anche delle piccole perline. Ho completato aggiungendo ancora un po' di pigmento di colore, questo colore orange della Magical, sempre con l'acqua, quindi spruzzando leggermente. Questo è un pezzettino di Tyvek colorato e bruciato, poi magari vi farò un video dove vi faccio vedere queste cose un po' particolari. Con il Jelly Plate, questo rotondo, ho creato questa base, anche questa è un'altra tecnica che magari vi farò qualche video. Allora, con il Jelly Plate rotondo ho creato questa base e poi sopra sono andata ad aggiungere pezzetti di tessuto cuciti a macchina e ancora questo filo particolare arancione. Questo perché ho voluto creare una piccola tasca per inserire una eventuale tag o qualche altro pensiero scritto. Questa è la mia pagina finale dedicata all'ispirazione per questo mese. Dopo questo video, come sempre, sapete che c'è quello di Surabi che vi spiegherà e vi farà vedere la sua pagina di ispirazione. Grazie per averci seguito e alla prossima pagina. Non perdetevela! Seguiteci sul nostro gruppo Facebook Mixed Art Emozioni da Vivere, per rimanere aggiornate sempre su quello che viene fatto a livello di energia, creatività, emozioni.